Buonasera, benvenuti a questa serata sul Sì. significato del ritrovarci nella caverna interiore. E sono qui a farvi questa diretta proprio per supportarvi in questo momento di grande comprensione, di grande difficoltà, di grande trasformazione. Allora, sono momenti particolarmente importanti perché sta avvenendo dentro di noi un grandissimo, grandissimo, grandissimo cambiamento. E quello che sta accadendo è proprio un passaggio importante e in un anno assolutamente importante di trasformazione. Per cui sono momenti particolari, momenti anche difficili e soprattutto un senso anche della perdita di quello che stiamo vivendo, di quello che sta accadendo, perché fondamentalmente non riusciamo a capire il senso di questo passaggio importante. Molte persone si chiedono il perché questo momento stia avvenendo e perché ci sia questa grande, grandissima difficoltà, e la domanda che mi sono posta, sono andata a guardare un po' anche tutto il segno dei pesci e l'energia in cui siamo, ed è veramente una richiesta molto legato all'energia astrologica di questo momento. Innanzitutto, il primo punto da sottolineare è che questa energia ci sta insegnando ora è che non possiamo più contare su ciò che è la sicurezza della vita, cioè in realtà non abbiamo mai potuto comprenderlo e mai potuto capirlo. È sempre stata una realtà il fatto che non ci fosse una sicurezza, ma la cosa più importante è adesso realizzare che anche quando crediamo che le cose siano stabili e siano fisse, in realtà può succedere qualunque cosa in qualunque momento e cambiare il senso della nostra vita. Questo ci ricorda un concetto molto importante che è legato proprio al fatto che crediamo di costruire la nostra vita su delle fondamenta e queste fondamenta in realtà non esistono, non ci sono. Non è possibile averle, non è possibile garantirle, non le fondamenta basate sulla sicurezza che noi abbiamo sempre creduto di costruire e di avere. E questa è una realtà dei testi antichi, no? Una delle cose che il Buddha ha proprio insegnato è questa, cioè l'unica, la costante dell'universo è il cambiamento. Invece noi, malgrado tutto e nonostante tutto, continuiamo a cercare di avere delle sicurezze, e questo è il senso, è una delle prime cose che questa esperienza, che è anche il segno dei pesci, ci insegna, che ci dice, che ci ricorda, che questa sicurezza non c'è, che questa sicurezza è, cioè c'è, ma non basata su quello che abbiamo dentro di noi. E mancano 4 giorni al solstizio, all'equinozio di primavera. Continuo a dire solstizio tutte le volte, scusatemi, ma è una sorta di ripetizione. E, continuiamo a. Mancano 4 giorni all'equinozio di primavera, all'ingresso dell'energia dell'Arcangelo Raffaele, e mancano proprio 4 giorni a questo grandissimo passaggio interiore estremamente importante che è il momento che stiamo vivendo. E in questi 4 giorni ancora siamo come si dice, ancora nell'energia dei pesci, e è molto legato al concetto della caverna interiore. Allora, molti, come vi stavo dicendo all'inizio, sono spaesati, non sanno cosa fare, non sanno come comportarsi. In realtà questo passaggio è parte dell'energia dei pesci, perché i pesci sono il dodicesimo segno zodiacale appena sopra l'orizzonte, cioè, e rappresentano proprio il buio prima, l'oscurità prima che arrivi l'alba. È appena sopra l'orizzonte, ed in questa oscurità che noi andiamo proprio a toccare una parte di noi che è legata all'oscurità, perché il pesce ha
una grande ambivalenza che è proprio l'energia da un lato della fantasia e dell'autoinganno e l'altra della realtà. Perché nella fantasia siamo, ricordatevi che il pesce è un segno d'acqua, è un segno di d'acqua mutevole, quindi siamo dominati dalle acque interiori, cioè dalle emozioni, e c'è anche una tendenza nel segno dei pesci a volere scappare dai problemi, dalla realtà. Quindi anche in questi giorni pensiamo un po' anche ad alcuni di noi che non volevano vedere quello che stava accadendo in questo momento, ma la vita è molto grande perché la vita ci sta chiedendo, e questo lo avevo già annunciato quando avevo fatto il video all'inizio dell'anno, ci sta chiedendo un grande passaggio. I pesci sono legati alla frase che cosa io credo, ed è su questa credenza, cioè credo nella mia fantasia, credo nella mia illusione, credo nel mio autoinganno, voglio fuggire. O credo nella parte più alta che è la mio vero sé, quello che io sono veramente. Quindi i pesci sono proprio quello che viene chiamato il regno dell'ombra, e il regno dell'ombra, il regno del karma irrisolto e dell'autodelusione, dell'autoinganno e soprattutto è dell'inganno verso noi stessi, perché i pesci governano tutto il regno dell'ignoto, no? Tutte le cose che esistono senza una forma fisica, e queste cose sono proprio le nostre paure, no? E tutti i nostri segreti, i nostri sogni, le nostre emozioni. E in un passaggio che è il passaggio dell'anno zodiacale, che avremo proprio nel segno dei pesci, che avremo proprio fra qualche giorno, ci viene chiesto proprio di lasciare andare tutto quello di cui non abbiamo più assolutamente bisogno. E non tutto è da lasciare andare, perché non tutte le relazioni, perché deve essere lasciato andare, ma soprattutto è il regno della morte e il regno della rinascita. Quindi è un passaggio importante perché, essendo l'ultimo segno prima di muoverci, nell'ultimo, raccoglie tutte le lezioni, tutte le gioie, i dolori, le speranze, le paure che gli altri segni zodiacali hanno imparato, e stiamo per entrare nel nuovo, nel assolutamente nuovo. La grande domanda di questo momento è che non possiamo entrare nel nuovo se non abbiamo, diciamo così, il pulito, lo scantinato. Tra l'altro, molte persone in questo momento che sono a casa, io stessa, stiamo facendo tanta pulizia, tanta energia, no? Proprio perché cercare di lavorare su questa casa che è la casa interiore, che è proprio legata al segno dei pesci. Nei pesci ci sono, è il regno anche dei miraggi, è il segno dell'ignoranza, nel senso della non conoscenza. E il segno dei pesci cresce attraverso il conflitto, perché è proprio nei pesci che c'è una grande sfida a rimanere radicati, a rimanere nel nostro corpo. E se i pesci governano i piedi e quindi ci chiedono fondamentalmente di rimanere aggrappati a terra, ma in realtà anche di manifestare a terra il nostro essere, perché rappresentano la casa dei conti. Dei conti, come si dice, del regolamento dei conti, delle valutazioni, della stima. Cioè, alla fine dell'anno, che cosa facciamo sempre? Di solito noi lo facciamo a fine anno, dicembre, in realtà dovremmo proprio farlo adesso, perché energeticamente i pesci ti chiedono di fare un bilancio di quello che siamo stati, di quello che abbiamo fatto, di dove vogliamo andare da qui, delle nostre forze, delle nostre debolezze, ed è una casa in cui veniamo messi a confronto col nostro karma, cioè con tutto quello che non abbiamo risolto e che non abbiamo affrontato prima, perché non possiamo entrare in un nuovo anno, in un nuovo numero, in una nuova energia, nella vita che vogliamo, se non facciamo questa pulizia dello scantinato, pulizia dei fondi. Voi non mettete mai mobili nuovi dentro una casa sporca. Quindi
Quindi il concetto è andiamo a fare un bilancio e prima dobbiamo anche vedere quello che ci serve e quello che non ci serve, perché se dobbiamo riarredare la casa di nuovo, dobbiamo assolutamente capire che cosa dobbiamo tenere. Il primo concetto è, e pensate che i pesci durano dal 19 circa di febbraio al 20 di marzo, che è più o meno il periodo in cui ci troviamo, e il 24, appunto, quando ci sarà la luna nuova, avremo assolutamente una nuova energia. Immaginiamo i due segni dei pesci. Abbiamo due pesci che vanno in due direzioni diverse. Uno rappresenta il corpo e l'altro rappresenta l'anima. E questi due pesci, corpo, personalità, le nostre emozioni, i nostri pensieri, e il pesce vive nel grande, sono collegati da un filo che rappresenta il filo della separazione. Sembra che una parte di noi vada da una parte e l'altra parte vada dall'altra. Quindi Quindi questi questi due due pesci che vanno in due direzioni diverse sono un po' particolari perché penso che sia dovuto al fatto che dobbiamo anche saperci adattare nella vita, no? Quindi il bello della diretta è anche il fatto che stiamo nel fluire delle cose. Di solito non mi succede mai e non è mai successo perché, appunto, ma imparare a stare nel fluire delle cose, mi prendete come sono, mi prendete come sono. Penso che l'importanza, il senso sia il contenuto, no? Di quello che stiamo vivendo, quindi impariamo anche ad accogliere e a stare con quello che c'è. Vi stavo parlando dei due pesci, l'energia dei due pesci. Noi sappiamo che i due pesci vanno in direzioni diverse: uno è l'anima e un altro è la personalità, cioè la personalità. Ed è una cosa importante perché quello che ci dice che dentro di noi è come se ci fossero due parti. E il fatto di queste due parti vuol dire che una parte di noi ha un programma per la propria vita e l'altra parte ne ha un altro. Quindi la nostra mente, il nostro intelletto razionale e l'altra parte invece che è invece la nostra parte del nostro cuore. I pesci hanno un ruolo importante perché rappresentano il desiderio dell'anima di liberarsi da tutte le limitazioni della materia e dell'esistenza materiale. Ma la cosa importante, ed è quello che sto cercando anche oggi, le persone che mi stanno contattando, che sto facendo fare delle consulenze, tra l'altro chi di voi avesse piacere di vedere il senso di quello che accade personalmente nella propria vita, a causa proprio di questo coronavirus, di questo episodio della vita che sta riorientando tutte le nostre vite, sono disponibile a fare delle consulenze, le sto facendo, siamo attivi. Perché i pesci rappresentano la nostra volontà di trascendere i limiti e di evolvere. E ci insegnano cosa fa il pesce, nuota nell'acqua, sguazza nell'acqua, e ci insegna proprio a cominciare a seguire il flusso. Il pesce non si chiede mai perché c'è brutto tempo, perché c'è bel tempo, perché l'acqua è calda, perché l'acqua è fredda. Segue quello che c'è. Perché ha un ruolo importante, ha un ruolo importantissimo nel risvegliarci dalle nostre illusioni. Cioè, pensate quello che è successo in questo momento. Credevamo di sapere che cosa volevamo della nostra vita, credevamo di avere una linea diretta su cui andare e di seguire quella direzione. E questo episodio ha causato un nuovo riorientamento. E il fatto che siamo tutti persi e confusi è proprio dovuto all'energia dei pesci, perché ci vuole portare, alla verità nostra interiore, alla verità dell'individuo, ma ci vuole contattare col cuore, col sacro cuore. E qui c'è da fare tutto un discorso, perché il sacro cuore è praticamente il viaggio dalla nostra sofferenza, che è quella che stiamo vivendo in questo momento, verso l'amore, verso la compassione, cioè riconoscere un'altra dimensione del nostro essere che fino adesso non era così apparente nella nostra vita ordinaria. E infatti quello che connette i due pesci, tra l'altro faremo proprio il corso sull'astrologia esoterica a maggio, se vi interessa e volete essere, facciamo un corso intensivo.
Si chiama il Sutrama. Il Sutrama è il filo della vita che è ancorato nel cuore. E pensate, il numero della casa 12, 12, 1 e 2 fa 3, 3 anche nel sistema Urasoma è la bottiglia del cuore, è la bottiglia Atlantidea che è blu su verde. Che c'è, e lo scopo di questa bottiglia nel sistema Rosoma, tra l'altro chi di voi la volesse utilizzare in questo periodo sarebbe molto utile, ci aiuta proprio a trovare la propria, la nostra direzione ed anche ad avanzare spiritualmente, a smettere di cercare di realizzare quelle che sono le aspettative degli altri e a smettere di dipendere emotivamente dagli altri. Quando noi torneremo al lavoro non sarà più così, perché questo sutrama, questo filo della vita che è ancorato nel cuore, proviene proprio dalla grande vita ed è riflesso attraverso l'anima e si trova proprio nel centro del cuore, cioè vicino al chakra del cuore, sulla parte destra del nostro corpo. Si riflette nel nostro campo, nel nostro centro eterico, nel cuore fisico, nel sangue, nel flusso sanguigno, che è un sangue di purificazione, cioè che è un flusso di purificazione perché porta l'energia della vita. Quindi questo sutrama entra attraverso il nostro campo aurico e va a nutrire la nostra esistenza e ci porta verso quello che dobbiamo essere. Quindi questa morte apparente è in realtà la morte finale di un aspetto di noi stessi, perché ci sta dissolvendo, molti di noi non sanno più dove andare, non sanno più cosa fare e ci insegna a diventare, come si dice, uno con tutto quello che è. In un certo senso il pesce è legato proprio alla grotta, perché il cuore, proprio per poter trovare il cuore sacro, dobbiamo entrare nella grotta del cuore. Ed è qui che noi non siamo toccati dalle circostanze esterne, perché ho trovato una bellissima frase dei Sufi che dice: quando piove fuori, piove anche dentro. Quindi chiedetevi veramente dentro di voi in questo momento che pioggia c'è, perché la sofferenza che stiamo vivendo è il risultato dell'illusione della separazione. Quindi, se voi guardate il cuore, il simbolo del cuore è il triangolo che punta verso il basso, ok? E il cuore è il luogo dell'iniziazione, cioè quando, per trovare il cuore noi dobbiamo andare nella caverna. Pensate che Gesù è nato in una caverna ed è morto in una caverna, è stato sepolto in una grotta. Perché entrare nella grotta, ho fatto la numerologia di casa e cava fa, la casa fa, adesso ve lo dico subito, 15 e la cava fa di 15,6 e la cava fa 18,9, che è anche il numero della carta dei tarocchi legata al segno dei pesci. Quindi, quando noi entriamo nella casa, la casa è il luogo in cui noi entriamo nella nostra grotta interiore, che significa rientrare nell'utero della grande madre. Stiamo andando a cercare un significato, stiamo andando a cercare a contattare le forze primordiali della sostanza madre. Quello da cui usciremo, quello che realizzeremo qui dentro è molto 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 più importante, perché nella grotta, nella cava, che cosa incontriamo? Incontriamo i draghi, cioè tutte le nostre paure, quello che abbiamo, le memorie che abbiamo messo da una parte, tutti gli istinti che abbiamo lasciato fuori dalla luce, che non abbiamo voluto vedere, ma anche troviamo nelle grotte, pensate ai pirati, andiamo a trovare, e Aladino, il tesoro. E il tesoro è l'oro interiore, cioè la saggezza, la conoscenza esoterica, l'illuminazione, la ricerca, troveremo il centro interiore, troveremo il Graal, troveremo la nostra vera natura.
Quindi entrare nella grotta, la nostra casa, no? Che dove sembra che siamo confusi, no? Entriamo nel mistero del mondo e qui troviamo le chiavi, pensate a Indiana Jones, le chiavi di quello che si trova oltre, perché qui la nostra mente, che non comprende che cosa sta accadendo, rischia di essere ingannata, quindi da tutte le nostre paure. Molti dicono: ah, adesso cosa succederà? La paura di qui, la paura di là. Vedetelo come un dono dell'esistenza. Invece di chiedervi che cosa succederà, chiedetevi che cosa dovete lasciare andare e come ritornerete, qualunque sia il momento in cui ritornerete, perché è lì che dovremo raccogliere tutta la nostra forza e avere lo sprint per un nuovo inizio. Perché è nella grotta che ci sono i passaggi segreti al mondo interiore, dove che cosa ci sono nelle profondità della terra? I tesori, le ricchezze, il petrolio, l'oro, i diamanti. È qui che poi noi stiamo andando a contattare delle forze, dei poteri che ci riporteranno nel mondo della luce. Quindi la grotta è sempre nascosta nella montagna, la montagna è la mente. Ed è sempre la grotta, si trova sull'asse tra due forze cosmiche, e nella grotta troviamo l'eremita, ed è l'eremita, il mago, che ci impartisce i suoi segreti. Quindi questa grotta, questo luogo interiore in cui noi siamo adesso, è il luogo in cui due pesci si possono unire e diventare unici, una cosa sola. Nella grotta noi possiamo trovare la mente, l'intelletto, che non può concepire l'anima perché ha paura, è dove l'oscurità ha luogo, tutti si stanno chiedendo perché, 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 mentre nella grotta troviamo anche il nostro cuore, perché è il centro che connette la mente con l'anima. Nella grotta c'è la porta alla vita segreta, e dove si trova la realtà suprema, è quello che gli antichi dicevano, i testi sacri, si trova l'Atman, lo cuore spirituale, Ridaya, il cuore spirituale è quello che noi siamo, non un riflesso, l'essenza di quello che siamo, perché solo cambiando dentro possiamo cambiare fuori. Quindi è estremamente importante, dobbiamo lasciare andare. Infatti giovedì sera alle 6:30 faremo un lavoro interiore per andare nella grotta del nostro cuore e vedere l'albero che viene creato da questa grotta, ma connettendo tutti i nostri cuori per manifestare qualcosa di completamente diverso. Quindi qui troviamo quello che siamo, perché nel momento in cui siamo uniti, tutta la vita si muove dal suo centro, e nel momento in cui troviamo il centro interiore, no? Possiamo partire e realizzare qualcosa nella nostra vita di completamente diverso. La parola 18, il numero 18 che deriva da grotta, da cava, è 11 le vocali, e 7 le consonanti. L'11 porta giù una nuova energia per fondere due parti di te. Abbi fede, non paura. E 18 dice: distruggi tutti gli schemi della personalità che ti limitano, digerisci il passato, perché la carta 18, che è questa, che è quella della luna, è digerisci il passato. Quello che stiamo affrontando, stiamo affrontando quello che avevamo costruito. Siamo sempre davanti al passato, perché il presente è il frutto delle scelte che abbiamo fatto. Volete tornare alla vostra vita con queste scelte? Non possiamo tornare con queste scelte, perché guardate dove ci hanno portato. Coronavirus, ricordatevi chi ha la corona. Dobbiamo digerire il passato per costruire un nuovo futuro, ma per digerire il passato dobbiamo lasciare andare tutte le nostre illusioni mentali, perché la mente razionale non può trovare l'unità. Perché, come spiegavo oggi, e quando lo vivrete lo comprenderete, le leggi della vita non sono le leggi della mente dell'uomo,
La vita opera profondamente a un alto livello e i testi antichi questo lo diceva. Diceva proprio, le Upanishad dice, vai nella grotta, vai nella cova e trova il tesoro del paradiso, trova il tesoro del cielo. Nella parola caverna fa, la parola caverna fa 28:10:1, il coraggio di un nuovo inizio. La parola grotta fa 27:9, che è la luce che si fonde col cuore della materia. Cioè dobbiamo trovare dentro la nostra casa, affrontare la nostra parte più di timore, ma credere, avere la fede che qualcosa di nuovo cambierà e dobbiamo connetterci con quel nuovo. Quindi il senso della meditazione che faremo insieme proprio giovedì sera è proprio su questo, in questo passaggio, l'ultimo giorno prima di entrare nell'equinozio di primavera. Quindi nella grotta che cosa possiamo? Io ho fatto molta riflessione in questi giorni, no? Avere la necessità, dobbiamo riconoscere la necessità di diventare consapevoli di noi stessi. E il centro di noi stessi è nel nostro cuore, non nel cervello. È il modo per mantenere la consapevolezza sul cuore spirituale è amare, cioè accettare quello che c'è, perché la mente razionale non può comprendere la ragione del cuore ed è dal cuore che viene l'intuizione, dal cuore che ci viene detto che cosa fare. Tra l'altro, chi vuole essere con me il 28, se tutto andrà bene, il 29, 30 e 31 maggio e l'1, 2 e 3 luglio farò proprio un corso sullo sviluppo dell'intuizione dove vi insegnerò a contattare la voce dell'anima, no? Nel cuore, il cuore ha due facce, dicono i testi antichi, una che guarda dentro e una che guarda fuori, ed è il punto interiore che è quello che è del nostro cuore, che deve essere quello da cui parte l'energia verso l'esterno, l'energia delle nostre vite. Non torneremo più come prima, non ripartiremo più come prima, e questa è una cosa che dobbiamo prenderne coscienza. Questo è il senso di quello che accade. E se ripartiremo, come ripartiremo? Queste le domande che dovete chiedervi. C'è l'anima è seduta nella cava del nostro cuore e batte costantemente. Ecco perché anche negli antichi testi c'è questa grande intuizione sul cuore, che non è il cuore fisico, è leggermente spostato, secondo i maestri, quello che si chiama la camera segreta del cuore, il cuore nel cuore. E dice Rumi, e con questa frase vi voglio lasciare anche, su questo sentiero permetti al tuo cuore di essere la tua guida, perché il corpo è esitante e pieno di paura. Il nostro corpo avrà sempre paura, perché la mente non può comprendere il progetto della nostra anima. Comprendere i nostri numeri, comprendere la nostra astrologia esoterica, comprendere il nostro viaggio è capire che cosa ci viene chiesto ora, ma non soltanto ora, in ogni momento, per fare un grandissimo cambiamento di coscienza. Ed è questa la forza su cui dobbiamo puntare. Prima di guardare avanti, guardiamo dove siamo ora, dove siamo, guardiamo quello che è successo, se ci sta bene, non ci sta bene, e guardiamo che cosa vogliamo muovere, cambiare in avanti, ma cambiandolo non con la testa, ma quello che sentiamo vero col cuore. Stiamo avendo, e l'esistenza, il coronavirus, ci sta dando una grandissima opportunità di rinascita, rinascere a noi stessi, rinascere in modo nuovo, che poi era quello che le due lune all'inizio, le due eclissi, una di sole e una di luna, ci dicevano all'inizio dell'anno, rinascere sulle fondamenta della nostra anima. Questa è la chiave ed è questo il momento di introspezione, meditazione, riflessione. Nei tarocchi la carta 12 è l'appeso, appeso ma non in senso negativo, è lascia andare, sei appeso al cielo, è il cielo che ti tiene. Segui il tuo progetto, perché solo il tuo progetto si attua. E questo virus è un grande rebooting, spegnere e riavviare il piano per la nostra vita, per la nostra umanità. Abbiamo una grande opportunità, non sprechiamola.
Questo è il senso. Quindi nella grotta del vostro cuore, nonostante il vostro corpo abbia paura, nonostante siate esitanti, seguite quello che sentite essere vero, la chiamata che avete dentro. Questa è la cosa più importante di questo momento. Niente è importante. E se avete piacere di fare un punto di riflessione, di vedere quello che sta accadendo, quello che dovete fare per voi, potete prenotare una consulenza e attivo il nostro numero di segreteria cellulare, perché siamo qua per supportare quello che possiamo fare per aiutarvi a comprendere. E quando lo comprendete, c'è un nuovo, alla vostra vita viene dato un nuovo senso. Primo, quello che facciamo ha un effetto all'esterno, l'effetto butterfly. Secondo, se costruiamo le fondamenta sulla nostra mente, la nostra mente ci porterà esattamente dove siamo arrivati ora, a un punto morto. Costruiamo sul cuore con una nuova visione, perché la visione del cuore è molto, 60 volte più, ha un effetto, il campo energetico del cuore 60 volte più grande di quello della mente. I pesci appartengono, veicolo il raggio della devozione. A che cosa sei devoto? Al tuo intelletto o al tuo cuore? La risposta a questa domanda sarà il fondamento dei prossimi mesi della vostra vita. È una grande domanda che dovete porvi, che dovete porre a voi stessi, e questo è estremamente, estremamente importante. Tra l'altro, prima di concludere, chi ha di voi ha piacere di unirsi alla nostra mailing list può andare sul nostro sito e iscrivendovi alla mailing list potete avere il diritto anche a ricevere la nostra gazzetta, il nostro giornalino mensile con tutte le novità, articoli della scuola gratuitamente. E in più, se volete andare a vedere sul mio sito personale, sul blog del mio sito, cristianacaria.com, trovate un articolo proprio che ho scritto sull'Arcangelo Raffaele, che sarà quello che l'Arcangelo che governerà sui prossimi 3 mesi a partire dal 20 di marzo. Giovedì sera ci troviamo qui per questa diretta dove vi porto nel vostro cuore a contatto e costruirete l'albero della vostra vita, ma lo costruiremo connettendoci insieme perché siamo uno. Proverete una bella esperienza della grotta del vostro cuore e della crescita dell'albero della vostra vita. Poi sabato alle 2 farò la diretta. Vi mando un abbraccio grande, che Dio vi benedica, ma Dio inteso della luce più grande dell'esistenza. Vi auguro veramente che ognuno di voi trovi il proprio cuore, la chiamata a quello che siete, perché solo quello che siete è vero. E i pesci ce lo insegnano. Un abbraccio grande e buona serata. Ciao ciao!